Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Lei viene indicato come uno dei consiglieri più fidati di Salvini, intanto le chiedo se è così. Beh, ho una collaborazione di lunga data con la Lega e con Matteo Salvini che risale ormai al lontano 2012. Quello che noi facciamo come consulenti è instradare l'elaborazione politica, dando le informazioni che servono per poter prendere una decisione più razionale sulla base ovviamente dei valori e delle visioni che un partito ha. Quindi sono consigli un po' al confine tra la statistica e la vera e propria politica. Abbiamo anche parlato ovviamente del tema della guerra e io gli ho confermato che esiste un ampio sentiment del paese a favore della ricerca di una soluzione diplomatica. Lui in questa vicenda è vittima, cioè alla fine si è sbattuto per cercare di fare quello che non hanno fatto i leader di grandi paesi europei e poi finisce sulla stampa come quello che pasticcia e crea casino. È abbastanza assurda la situazione. Però purtroppo è finito in un tritacarne mediatico. Mi dispiace molto e ripeto, sono assolutamente convinto della buona fede di Salvini.